Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Oggi ci ha raggiunto la presidente dell'associazione Attivamente Insieme Contro il Bullismo, Vania Blanco. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Allora, un'associazione che è nata proprio per affrontare il tema del bullismo e parlarne nelle scuole. Esattamente. L'associazione Attivamente Insieme è nata nel 2015 per iniziativa di giovani professionisti Spicesi e Modicani e opera nel territorio fondamentalmente della provincia. Nasce, diciamo, con l'incentivo di un finanziamento regionale da parte dell'assessorato delle politiche, della famiglia e del lavoro. Abbiamo realizzato un progetto durante quest'anno che si chiama Insieme contro il bullismo. Il nostro obiettivo, prima ancora di parlare di bullismo, è quello di promuovere il protagonismo attivo. Agiamo concretamente nel territorio per promuovere la cittadinanza responsabile. La nostra mission è quella di promuovere il benessere attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e attraverso la promozione di educazione alla legalità. Le nostre iniziative sono votate, insomma, in questa direzione. L'associazione è composta, come le dicevo, da psicologi, da avvocati, da criminologi, nell'idea proprio di mettere a disposizione le varie professionalità, abbracciando proprio i fenomeni, in questo caso il bullismo e il cyberbullismo, da un punto di vista proprio poliedrico, multidisciplinare, esattamente. Infatti, ho visto agli incontri hanno partecipato sia uno psicologo che un avvocato. Molto esatto. Spesso la parte legale viene trascurata in questi esatto. incontri. Esatto, diciamo che l'innovatività del progetto è stato quello proprio di affiancare diverse figure professionali. Quando si parla di bullismo e cyberbullismo, lo psicologo è in un certo qual modo quasi d'obbligo nelle scuole, è sempre chiamato. L'avvocato un po' meno. Allora, fare una fotografia non solo della dimensione psicologica che attiene a questi fenomeni, ma attenzionare anche gli aspetti legali, perché quando si parla di bullismo e cyberbullismo, nel 90% dei casi si parla di reati, a prescindere dall'età di chi li commette, stiamo parlando di ragazzini, ma i ragazzi hanno bisogno di essere sensibilizzati in quest'ottica. Cioè, il bullismo e il cyberbullismo racchiude un reato, e non a caso poi, proprio durante quest'anno in cui cadeva il nostro progetto, la legge è stata la legge sul cyberbullismo, il 17 maggio è stata proprio votata e qualche settimana fa addirittura messa in pratica proprio con una sentenza. Quindi si va avanti in questo senso? Si va avanti. Ultimamente la squadra si è anche arricchita di un criminologo, grafologo forense, il dottor Edoardo Genovese di Roma, che lavora in diversi atenei, in diversi istituti universitari, e abbiamo approfondito, a proposito della settimana della legalità ad Ispica, abbiamo dato un ulteriore taglio all'approccio del fenomeno, concentrandoci proprio sull'aspetto criminologico e grafologico, per esempio fornendo anche agli insegnanti e ai genitori quali aspetti, per esempio nei cambiamenti della scrittura, cogliere per aiutare, per individuare i ragazzi, i bulli e le vittime. È doveroso che nomini anche la mia collega, la psicoterapeuta Chiara Battista, che con me ha svolto questa campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Abbiamo coinvolto le scuole di Ispica e Modica, gli istituti superiori Curcio, Galilei Campaille e Verga. E l'avvocato Giuseppe Rustico, penalista e civilista, che opera nel territorio di Ispica e della provincia di Ragusa e di Siracusa, a cui è stata affidata tutta la parte legale del progetto. Ma avete coinvolto anche i genitori in certo, questi incontri? Ecco, sono gli una incontri parte sono stati aperti ai genitori. Noi abbiamo mandato proprio delle cartoline di invito a casa attraverso i ragazzi, però e questo, diciamo, sicuramente apre una riflessione questa sua domanda, perché purtroppo i genitori non sono molto partecipi a questi eventi, e in realtà è la parte debole, è la parte forte che andrebbe coinvolta, perché quando parliamo di bullismo e cyberbullismo comunque dobbiamo far riferimento al contesto di appartenenza di questi ragazzi. La scuola da sola non può farcela. Esattamente, la scuola non può farsi carico di un compito educativo che spetta soprattutto alla famiglia, no? Scuola e famiglia dovrebbero appoggiarsi insieme, collaborare. La famiglia purtroppo è la parte mancante che spesso ancora oggi si fa difficoltà a raggiungere.
Magari si pensa, noi siamo cresciuti bene lo stesso con i bulli dei nostri tempi. Io sento spesso queste frasi, esatto, ormai è bullismo. Lei ha detto cosa, proprio quella che... Stendo a minimizzare. Esattamente, e questa è una delle, proprio, diciamo, delle strategie, io le chiamo un po' della resistenza rispetto a questo fenomeno, no? Minimizzandolo e sottovalutandolo. In realtà è vero, diciamo... C'è una differenza sostanziale tra quello che è lo scherzo, la marachella, le litigate che appartengono all'adolescenza e il bullismo, che invece è una reiterazione di un comportamento dannoso che provoca dei danni sia nella vittima in termini di autostima, di disturbi psicologici anche a lungo termine, ma anche nel bullo, perché il bullo che agisce senza essere fermato sarà destinato alla devianza, alla tossicodipendenza, le statistiche parlano chiare. Quindi sicuramente la minimizzazione, la sottovalutazione è un altro aspetto, un altro, come dire, tallone d'Achille, esatto, su cui lavorare a livello proprio culturale. Invece il riscontro da parte dei ragazzi, sono interessati durante questi incontri? Allora, i ragazzi sono stati molto interessati e hanno risposto molto bene al progetto. Il progetto prevedeva anche la possibilità di utilizzare uno sportello di ascolto che, come dicevo, con la dottoressa Battista abbiamo attivato in tutte le scuole. Uno sportello di ascolto antibullismo e cyberbullismo. I ragazzi hanno accolto questa possibilità e si sono aperti, non solo per tematiche di bullismo e cyberbullismo, ma aprendosi anche a quelle che sono le tematiche del disagio adolescenziale. Abbiamo attivato dei canali di comunicazione con le nuove generazioni, che non solo sono lo sportello ma anche il sito. Abbiamo un sito con un forum e la pagina Facebook, perché questi sono i canali attraverso cui i ragazzi ci hanno contattato e coinvolto, diciamo, nella loro richiesta di aiuto. L'associazione e il progetto ha attivato degli sportelli di consulenza psicologica a scuola, ma anche degli sportelli gratuiti di consulenza psicologica e legale fuori dalla scuola, presso la sede dell'associazione. E per esempio, per parlare di aspetti legali, la domanda più frequente ha riguardato la clonazione di profilo, per esempio, che è una cosa che non riguarda solo gli adolescenti, ma che riguarda un po' tutte le fasce d'età, molto spesso anche gli adolescenti. Non stiamo parlando di bullismo, cyberbullismo, quando parliamo di clonazione di profilo, ma stiamo parlando, per esempio, di violazione della privacy. Quindi in questo versante, in questa direzione, anche l'avvocato dell'associazione si è mosso per rispondere a queste richieste. Dare anche un punto di riferimento, sfatare il mito che chiedere aiuto è un segno di debolezza. Assolutamente no, anzi l'unico modo per affrontare il bullismo è quello di attivare una rete chiedendo aiuto nelle direzioni possibili e disponibili nel territorio. Una formazione che vale anche per gli insegnanti. Esattamente, gli insegnanti sono stati coinvolti, hanno partecipato, bisogna dire che sono parte fondamentale del nostro progetto, perché sono la porta d'ingresso per noi ragazzi, cioè la sensibilizzazione anche degli insegnanti è stata fondamentale. Abbiamo osato un po' in questo progetto, abbiamo voluto spingerci un po' oltre l'intervento assistenzialistico e curativo, perché abbiamo voluto anche realizzare un monitoraggio. Abbiamo distribuito durante gli incontri un questionario ai ragazzi per raccogliere, per fare una fotografia del fenomeno, no? Di quello che è il bullismo, il cyberbullismo nelle scuole dove siamo stati. E proprio oggi mi sono, come dire, ho portato qualche dato che volevo raccontarle. Sono ancora dei dati parziali, se così vogliamo dire, perché l'analisi dei dati sarà completa per settembre. Fra l'altro organizzeremo un grosso convegno che consisterà proprio nella conclusione del progetto, un convegno aperto alla comunità con esponenti di settore, di istituzioni locali, forze dell'ordine, quindi sicuramente un altro momento di socializzazione e di cultura antibullismo. Però il dato che sicuramente è risaltato è che... voglio raccontare proprio la corrispondenza dei dati nazionali, quindi con i dati locali che abbiamo raccolto. Il 20% è la percentuale di ragazzi che oggi nelle scuole si trova bullizzata o cyberbullizzata. Una percentuale, e anche nelle nostre zone. Anche nella nostra zona. Esattamente, noi parliamo del 24% contro il 20% di media nazionale. Sono soprattutto di più...
le ragazze, 38,1% di femmine contro 61,9% di femmine, scusate, contro il 38,1% dei maschi. E c'è da dire che in questo grande calderone, in questo 20%, la percentuale maggiore è di bullismo, cioè il fenomeno che più si verifica è il bullismo diretto, quindi o indiretto, offese, ingiurie, calunne, isolamento. Poi un po' meno il cyberbullismo, ma sono comunque sempre percentuali molto alte, perché il 20% significa insomma un ragazzo su 5. Però è interessante il fatto che molto spesso si pensa i social hanno accentuato, invece ancora i vecchi bulli resistono. Sì, i vecchi bulli resistono, però spesso il fenomeno è congiunto, okay. Cioè il bullismo si associa al cyberbullismo, questa percentuale bullismo e cyberbullismo insieme è intorno al 23%. Dati comunque molto alti, esatto. I canali attraverso cui per parlare di cyberbullismo, i canali privilegiati, ahimè, sono WhatsApp e Facebook. Anche l'isolamento da WhatsApp è uno dei mali, esatto, di questi tempi. Esatto, sì, l'isolamento. Creare il gruppo ma escludere qualcuno. Esatto, sì, esatto, un isolamento che avviene attraverso i social, attraverso oppure creazione di pagine offensive all'oscuro dell'interessato, magari il ragazzo o la ragazza lo scopre tardivamente, che esistono gruppi o pagine veramente consistenti come frequentazione contro di lui o contro di lei. Abbiamo avuto casi proprio di questo tipo in associazione. Sono difficili da affrontare poi da soli, anche se magari l'adulto le può minimizzare appunto, ma il ragazzo le vive in maniera pesante. Ovviamente, il ragazzo ha bisogno di essere aiutato, la sofferenza va accolta, e questo è il messaggio che lanciamo quando lavoriamo e quando sensibilizziamo. La sofferenza va accolta tanto quanto la sofferenza della vittima, come la sofferenza del bullo, perché sono due facce della stessa medaglia. Quindi aiutare la vittima e aiutare il bullo. Certo, la vittima umanamente è più semplice di più, no? Poverina, no? Scatta quella umana solidarietà, il bullo attiva aggressività, però in realtà quell'aggressività è una fragilità mascherata che va decifrata e accolta. Prossime iniziative, quindi diciamo prossime iniziative, il convegno sicuramente è una data molto importante, stiamo praticamente organizzando questo grosso convegno che sarà per l'inizio di ottobre. Un'altra iniziativa, un altro impegno che poi chiuderà tutto l'anno di progetto sarà una pubblicazione finale. Nostra intenzione è quella di creare delle linee guida, una brochure, un opuscolo che possa essere divulgato nelle scuole, dai pediatri, insomma nei luoghi di interesse, dove magari un genitore o un operatore di settore trova le prime istruzioni dell'uso su cosa fare, perché ancora oggi a volte sembra difficile muoversi per trovare una soluzione. Bene, vi possono cercare tramite una pagina Facebook, quindi raggiungere facilmente. La nostra pagina Facebook si chiama proprio Attivamente Insieme, il nostro sito www.attivamenteinsieme.it, ci sono dei numeri di telefono, c'è una mail, c'è un forum, i canali sono, anche ora che la scuola finisce, quindi con i ragazzi. Sono aperti. Esatto, abbiamo ormai interrotto il rapporto diretto, però restano canali privilegiati del loro modo di comunicare, anche però per i genitori e gli insegnanti ovviamente. Bene, io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a lei. Vi lascio adesso alla pubblicità e ci ritroviamo tra poco in studio.